Noi è la prima volta che veniamo a Pitti ed è un grande piacere venirci in un anno per noi importante, perché abbiamo per la prima volta riportato Lorenzi insieme con la Rusmiani, e quindi presentiamo dalla parte della sartoria vera milanese fatta a mano, tra l'altro a massa in Toscana, insieme agli accessori Lorenzi, che sono un po' la leggenda di Monte Napoleone. E effettivamente è quello che a noi è piaciuto, nel senso che Pitti in questo momento sta proprio lavorando su queste trasversalità, su questa voglia non soltanto di abbigliamento ma di accessorio, ma l'accessorio ovviamente ha, come dire, ce ne sono di vario tipo, però quello di Lorenzi ripreso dalla Rusmiani e quindi, come dire, riportato a vita nuova dalla Rusmiani è un accessorio di grande storia, di grande piacere, che sicuramente anche ai giovani, a delle persone anche con un gusto diverso, potrà piacere. Quindi abbiamo sposato questa operazione di unire il capo sartoriale con l'accessorio storico importante come Lorenzi. Ma la cosa più curiosa secondo me è che ho iniziato a vendere le pipe ai ventenni, cosa che secondo me non succedeva da tempo. È un esempio lampante di un oggetto magari antico dal punto di vista tradizione, dal punto di vista anche di abitudine, che invece viene ripreso da uomini che lo ritengono molto attuale, molto nuovo, fresco, diverso, unico. Beh, c'è anche un'altra cosa, devo dire, che quest'anno Pitti inaugura i Beauty, cioè inaugura questa sezione dedicata ai profumi, non solo ai profumi ma anche al grooming, al maschile. Beh, qui è rappresentato il meglio, nel senso che in qualche modo abbiamo in questi prodotti dedicati alla barba effettivamente una rappresentazione di altissima qualità.